Bentornati in nuovo appuntamento con eh, Facciamo finta che ritorno con noi di Davide Ramuno al quale diamo subito un bentornato, come stai? Ciao a tutti, sto bene ma insomma chiaramente come, come tutti noi siamo in attesa insomma, di nuovi sviluppi per la situazione diciamo di politica estera che in realtà è meno estera di quel che crediamo comunque eh... La, facciamo questa puntata proprio per, 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 per cercare di capire meglio quello che succede, a volte bisogna guardare nel passato ecco, per capire meglio quello che vediamo oggi. Un saluto anche alla chat, chi ci segue, chi ci seguirà anche in futuro, quindi benvenuto anche agli amici del futuro, i nuovi veterani, gli abbonati, i sostenitori, chiunque possa collaborare a questo progetto, come al solito magistralmente diretto in regia dal giovane Mesbet che mandiamo un saluto. Oggi avremo anche delle immagini, come ormai consuetudine, vi spieghiamo un po' quello che accade sotto tanti punti di vista. Tratteremo nuovamente anche un po' la figura. Di Puti, quindi sappiamo che lo facciamo totalmente gratuito perché ultimamente a youtube non piace monetizzare questi argomenti noi più ci dicono di non fare una cosa più la facciamo e quindi siamo anche qui oggi a spiegare un altro aspetto della realtà ma solo come davide sa fare quindi io ti lascio proprio parola perché vedrete come tutti i puntini e tutti i tasselli vanno in maniera spontanea e naturale al loro posto vai davide allora, come, come dicevo prima, appunto, il modo migliore per capire il presente e contestualmente eh, crearsi un'aspettativa su quello che verrà domani è allontanarsi dall'orizzonte degli eventi eh, e guardare al, al, al passato. Quindi oggi poi non, non è proprio possibile in alcun modo fare un'analisi critica da una parte perché vige il pensiero unico. Quindi non esiste un dibattito. E dall'altra, perché comunque siamo degli esseri umani, e in virtù di ciò siamo anche a volte schiavi delle nostre emozioni, e quindi eh, c'è il rischio di perdere la lucidità. Ecco. Quindi premetto: appunto, che non faremo nessun tipo di discorso politico, la politica non ci interessa, la storia invece sì. E, quando si parla di storia, bisogna mettere da parte le categorie. Limitate del, del bene e del male eh, però eh, dico comunque essendo appunto persone faremo lo stesso dei giudizi ma, eh, ma non giudizi di natura etica ecco quelli non ci interessano per questo tipo di ragionamenti eh, l'oggetto di questa intervista di questa puntata qui ringrazio nuovamente Gianluca che mi dà questa possibilità eh, Gianluca è tutto lo staff, insomma, di facciamo finta che eh, tanto sono tutti gialluchi, quindi <ride> e non faccio torta a nessuno, eh, è la Russia, eh, in particolar modo l'ultimo rappresentante insomma, della Russia è Putin, eh, vedremo, analizzeremo eh, la biografia, o meglio la costellazione di tutti coloro che l'hanno preceduto e che vedremo è collegata intimamente... Al nostro retaggio, ossia al retaggio dell'impero romano. Eh, vedremo quindi che i russi sono più simili a noi di quel che crediamo, anche perché loro stessi hanno pescato nel nostro, nel nostro retaggio, nella nostra tradizione. E, e quindi solo dopo questa, eh, come posso dire, eh, solo dopo questa analisi riusciremo a capire meglio. Che cosa è accaduto nei secoli e che cosa sta accadendo ora, partiamo innanzitutto dalla Russia proprio: Russia, cioè, cioè, la, noi chiaramente lo, lo, lo pronunciamo all'occidentale, eh, e dalle sue origini: Beh, innanzitutto, eh, l'origine diciamo ancestrale della Russia sta proprio eh, là dove oggi soffiano i venti di guerra, ossia in Ucraina. Eh, la Russia nasce dal Rus di Kiev appunto quindi quando Putin ha detto che l'Ucraina non esiste eh, intendeva dire che appunto l'Ucraina è Russia è la Russia eh, e di fatti eh, Kiev precede la stessa capitale della Repubblica della Repubblica, eh, Repubblica Russa che è oggi quindi è Mosca eh, quindi tutto na nasce lì quando nel, nel nono secolo nel nono secolo d.C. Eh, c'erano queste popolazioni vichinghe quindi provenienti dal nord in particolar modo di estrazione svedese che eh, si stanziano eh, nel, nel rus di kiev se eh, dalla regia mi mandano l'immagine di esatto e eh, quindi quella parte in giallo era Rus di Kiev e praticamente includeva parte dell'Ucraina, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Bielorussia, tendenzialmente, approssimativamente. Quindi tutto nato lì. Eh, perché a seguito della disgregazione del, dell'impero eh, dei, dei Tartari, quindi eh, l'impero... Eh, diciamo che ci, sono, ci si sono avvicendati diverse... diverse Popolazioni nomadi della parte diciamo della Mongolia, insomma, si è disgregato quell'impero e quindi parte di, quella, di quel territorio viene occupato appunto da questi vichinghi che poi, dopo, penetreranno in altre, in altre aree fino ad arrivare, poi eh, verso la Turchia. Insomma, ehm, tutto nacque, nasce lì. Quindi, quando parliamo della la questione dell'Ucraina, è in realtà la, è, è la questione della Russia, perché è quello il cuore della Russia. Eh, tra l'altro esistono eh, c'è anche il modo di eh, quando arriva il primo, il, il primo zar si, si insedia la, il primo zar mi riferisco a eh, Ivan III eh, è lui il primo zar eh, quel, quel titolo lì una volta consacrato porterà i suoi successori a parlare di zar delle russie eh, appunto eh, si parlava di, di zar delle Russie proprio perché ne esistevano almeno tre. La prima era appunto l'Ucraina, la, la cosiddetta oggi chiamata Ucraina, ehm, la Bielorussia, che vuol dire Russia bianca, e poi dopo la Russia approssimativamente odierna. Okay. Eh, detto ciò, tornando appunto al, eh, al, al russi di Kiev. Quello che, è quello che è importante sapere è che così, così, è nata, così è nata la Russia, ma poi dopo si evolverà in modo significativo dopo la caduta dell'impero romano d'Oriente, quindi siamo nel 1453. Eh, dopo la caduta dell'impero romano d'Oriente, ricordiamolo, l'impero romano si era ormai scisso nel 395 d.C., con Teodosio, con la morte di Teodosio, l'impero viene assegnato, viene spartito tra i suoi eh, due figli ehm, e, e praticamente abbiamo eh, un impero oramai che ha due Rome, perché una è quella che c'è in Italia, e eh, in Oriente, quindi a, in Turchia, troviamo invece Costantinopoli, che era stata fatta costruire appunto, dal, da Costantino, Costantino il Grande, e inaugurò Costantinopoli nel 331 eh, d.C., se non erro, nel maggio del 331 d.C. Eh, Costantinopoli viene chiamata la seconda Roma, anche perché ehm, lì vengono portate, con la caduta, ehm, eh, dopo con la caduta dell'impero romano d'Occidente, quindi nel 476, verranno poi dopo portate le, eh, anzi, no, erano già state portate. Le insegne, le, le, le insegne imperiali insomma, di Roma, detto ciò. Quindi ehm, abbiamo quindi un, un impero romano che si è disgregato perché era diventato ormai troppo grande. Con Costantino raggiunge l'apice. Eh, nel 476 viene appunto eh, deposto. Dall'arrivo dalla, dall di queste popolazioni barbariche, Odoacre, che è colui che ha deposto il Romolo Augusto, era di derivazione unna, e l'impero romano poi d'Oriente, quindi sarebbe durato, sarebbe durato altri mille anni, okay? quindi mille anni dopo crolla anche l'impero romano d'Oriente in, in Turchia con la presa di, di Costantinopoli da parte del, del sultano Maometto II. E, e quindi si arriva appunto alla Russia. Come? Perché? Perché con la caduta dell'impero romano d'Oriente eh, l'ultimo baluardo eh, di Roma cade e, e viene raccolto da appunto Ivan III. Eh, Ivan III sarà il primo zar, eh, lui stesso eh, proseguirà eh, cercherà di dare una continuità all'impero romano d'Oriente eh, in primo luogo sposando la sorella la sorella, del, ehm, eh, della, la sorella Zo, Zoe eh, insomma, poi dopo chiamata anche Sofia che apparteneva alla sorella del, dell'imperatore de, 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 dell'impero romano d'Oriente e mh, ne mutuerà il, innanzitutto il vessillo, ossia l'aquila bicipite. Se dalla regia la mandano, così possiamo vedere meglio e capire meglio di quello che sto dicendo. Il, quindi abbiamo lo zar Ivan III che in continuità quindi con l'impero romano d'Oriente eh, si lega quindi alla dinastia del, del, del Basileus che in greco appunto era il re, era l'imperatore, era il sovrano, e ne prende innanzitutto il simbolo. Eh, ricordiamo che il simbolo chiaramente di Roma era l'Aquila, mentre invece eh, era quella che, quella che noi possiamo vedere in basso, eh, l'Aquila che tiene il, il fulmine di Zeus, e, mentre invece l'impero romano d'Oriente Aveva un altro tipo di aquila che era l'aquila bicipite, quindi con due teste. Questo simbolo a sua volta era ancora più antico di Roma e lo, lo mutua proprio da eh, Alessandro il Grande, il quale a sua volta l'aveva mutuato da un retaggio ancora più antico. Tant'è vero che l'aquila bicipite la troviamo da, dai Sumeri fino agli Etiti, eccetera. Eh, è, importante, è importante ricordare, eh, visto che abbiamo citato Alessandro Magno, che. Eh, Alessandro adotta proprio anche l'aquila come simbolo in, eh, in omaggio a quest'aquila, chiamiamola così eh, che eh, vegliò su di lui durante alcune battaglie in particolar modo quella a Gaugamela contro Dario e che quest'aquila insomma aveva molto poco di un uccello ma era eh, in realtà eh, comparabile al cherub di Yahweh quindi per chi ha, ha dimestichezza e sicuramente le persone che seguono questo canale ne hanno, eh, si guarda magari le puntate su Mauro Bighino, perché appunto spiega che cos'è questo Cherub, insomma non era certamente un uccello. E... Lo svegliamo, è, un po', è una macchina. È ecco. un, un carro volante per utilizzare, no? quindi Alessandro Magno diciamo viene... Eh, aiutato ecco, da, in questa battaglia decisiva, stando, al, stando alla leggenda, stando al mito, eh, noi facciamo finta che, non, eh, che sia vero quello che ci è stato raccontato. E quindi poi troveremo quell'aquila, quindi non solo nel vessillo di Alessandro, nel brand di Alessandro, ma anche appunto in quello degli Zar, i quali a loro volta, eh, quindi a cominciare da Ivan III, lo, eh, lo fanno proprio. E, così come fanno proprio il titolo di Kaiser, infatti Zar deriva appunto da Kaiser, Cesare, eh, Zar, esatto, anche, anche, il, anche il Kaiser tedesco infatti è Kaiser. Eh, quindi già da questo, già dai nomi, già dai simboli, eh, noi capiamo quindi che la Russia in realtà è molto più occidentale di quello che noi crediamo. Eh, proprio perché il, il retaggio dei russi si eh, attinge, attinge al nostro, attinge al nostro immaginario collettivo. E nel momento in cui attinge al, al nostro immaginario, al, al, eh, al nostro quindi inconscio collettivo, quello occidentale, dalla parte occidentale, ammesso che si possa dividere, no? però nel momento in cui attinge agli archetipi e ecco, ai paradigmi dell'Occidente, viene coinvolto, nella storia dell'Occidente, quindi vediamo anche lì eh, riproporsi e, mate e materializzarsi eh, i cicli che abbiamo visto appunto nella storia dell'Occidente. Hegel parlava nella lezione sulla filosofia del diritto, che io cito sempre perché dovrebbe essere la Bibbia ecco, per, per tutte le persone che studiano storia e filosofia. Eh, parla proprio della geografia dello spirito del mondo, di questo in, in, incessante eh, battito, come se fosse proprio veramente il ritmo cardiaco, no? tra eh, occidente e oriente, no? tra eh, tramonto e alba. È un, è un costante battito, una frequenza che si reitera sempre e che quindi eh, abbraccia, coinvolge la Russia. Il, quindi lo zar Ivan III sarà poi dopo, eh, diciamo, lascerà il testimone a, a qualcuno di più, più grande di lui, il nipote, eh, che sarà appunto il Ivan IV, eh, appunto sia conosciuto anche come Ivan il Terribile, anche se il Terribile non è, non è la traduzione corretta, dovrebbe essere il temibile, il tonante, insomma, esatto lui. Perché? Perché ci interessa parlare di Ivan il Terribile, perché lui eh, a sua volta diventerà um, un Cesare importantissimo. Nella storia della Russia io ne ho ravvisati quattro, eh, i quattro più significativi di tutti. Il, eh, il primo è appunto lui, Ivan. Il secondo, lo vedremo dopo, sarà Pietro il Grande. Il terzo è Stalin, il quarto è Putin, quello di oggi. Eh, perché loro si sono trovati, diciamo, in particolare congiuntura storiche a dover affrontare, diciamo, eh, scenari simili. Eh, tornando appunto a, a, a Ivan il Terribile, eh, lui viene cresciuto come, eh, diciamo, nella paura in quanto il, eh, il padre muore. E viene cresciuto dalla, dalla madre Elena. Eh, lui sarebbe diventato poi dopo zar a 17 anni. Eh, consideriamo che Ivan il Terribile nasce nel 1530 e poi diventerà zar nel 1547, e, e è importante perché in quel momento in Russia, la Russia era eh, preda dei boiardi che erano insomma praticamente i nobili dei signori dei feudatari, insomma diciamo importanti erano delle oligarchie ecco utilizziamo il termine oligarchia perché ci arriveremo ci arriveremo oggi alle oligarchie di oggi e che chiaramente avevano un potere eh, inferiore solo a quello della famiglia reale quindi nel momento in cui muore il padre eh, ci sarà una reggenza da parte della madre che cercherà in qualche modo quindi di preservare il figlio che era ancora troppo piccolo, ma poi verrà molto probabilmente ammazzata. E quindi questo Ivan crescerà nella paura di essere ucciso ogni giorno e questo inciderà molto sulla sua psicologia, eh, man mano che poi sarebbe, eh, so, diciamo, cresciuto. Eh, divenne proprio, sarebbe divenuto una vera e propria belva perché avrebbe poi dopo. Eh, cercato di arginare lo strapotere di, di, di queste oligarchie eh, facendo piazza pulita in tutti i sensi. Ehm, quindi è importante, ovviamente noi non rievocheremo tutta la storia della Russia perché chiaramente il nostro, non è quello l'obiettivo e non è neanche importante in questo momento, no? non, non ci interessa andare a vedere eh, tutti i dettagli, no? ci interessa in primo luogo perché noi abbiamo la contrapposizione tra delle oligarchie eh, e un leader con tutti i suoi difetti e le sue fobie, le sue manie anche perché insomma non stiamo parlando, è per questo che all'inizio ho, parla ho parlato di lasciare da perdere le categorie etiche perché non ci interessano, no? Lui è l'unico argine per queste oligarchie che avrebbero, che hanno rischiato appunto di far collassare praticamente eh, la Russia ancora prima. Ancora prima di nascere, perché comunque parliamo di un parlavamo di un popolo giovane, tuttora lo è ehm, questa, stessa, questa stessa identica situazione eh, l'avremmo poi ritrovata. Eh, ah, scusate, eh, quindi Ivan il Terribile eh, diventa un autocrate, eh, anche questa è una parola che oggi sta tornando molto. Eh, diventa un autocrate, comincia a dare un'organizzazione. All'impero, ok, quindi eh, la Ru istituisce anche un esercito fisso, anche perché la Russia era comunque preda di, di le invasioni da parte delle, dei tartari, quindi che erano confinanti e insomma fu sempre perennemente in guerra. No, comunque comincia a dare un accentramento eh, burocratico eh, a, a questo impero, eh, mette al loro posto queste, queste oligarchie, questi, questi signori che ambivano soltanto ad arricchire la, la, la propria famiglia, no? insomma, se stessi. E, ecco, questa, questo è il primo step, diciamo, della, della, storia, della storia russa. Un secondo step verrà fatto poi da Pietro il Grande, eh, Grande non a caso, eh, perché anche lui vive, esatto, Pietro, Pietro il Grande, eh, lui sarebbe nato poi a San Pietroburgo, eh, esattamente poi dopo come Putin, e, cioè, eh, lui, fece, eh, scusate, lui fece costruire eh, San Pietroburgo, eh, quindi, un altro, eh, non parliamo quindi di Mosca, ma di San, di San Pietroburgo, eh, città importantissima. Eh, in quanto lui vi, fa vi, vi avrebbe fatto confluire poi dopo italiani, francesi. Artisti, ingegneri dell'Europa, dell quindi tant'è vero che San Pietroburgo è conosciuta come la Venezia, diciamo, di, di Russia. No, io ci sono stato e posso confermare che è così. E, quindi, a riprova che eh, la Russia è più europea di quello che noi crediamo. E' esattamente come, eh, come Ivan eh, il Terribile. Eh, lui cerca disperatamente eh, di eh, disperatamente eh, forse non avrebbe esagerato ma cerca in ogni modo di aprirsi una strada verso l'Europa questo è questo è il punto la Russia è lì isolata è una massa sconfinata di terre il problema è che è isolata dall'Europa e, e Ivan Ivan, eh, Ivan il terribile Voleva appunto costituire una terza Roma. Noi abbiamo visto quindi la seconda Roma che era Costantinopoli. Eh, voleva quindi costituire una terza Roma in Russia. E... Ma per poter fare ciò bisognava uscire dall'isolazionismo, dall no? E questo è quello che è la mission anche di Pietro il Grande ed è la mission tutt'oggi di Putin. Eh, mission che sembra destinata a, fa a fallire, sembra. Eh, perché appunto la, 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 la Russia non aveva nessuno sbocco verso l'Europa e per questo è che l'Ucraina diventa importante oggi più che mai proprio perché ha questo ruolo cruciale eh, quindi sia, vedremo sia perché è ricca eh, di, eh, di, di, di risorse di gas, eh, grano e, e quant'altro ma eh, è in una posizione geografica molto molto importante eh, proprio perché è, è all'imbocco con l'Europa e quindi una Russia che si salda uh, all'Europa è, è molto pericolosa. Pericolosa ma per chi? Beh, ogni volta il soggetto è sempre cambiato. In passato è stato l'Inghilterra, oggi per esempio sono gli Stati Uniti d'America. Detto ciò, tornando quindi a Pietro il Grande, eh, lui era una persona molto eh, preparata eh, perché eh, padro, eh, impara diverse lingue, viaggia in, in tutta Europa, eh, insomma cerca di, modernizzare, cerca di modernizzare la Russia perché appunto chiusa nel, nel, eh, nel suo isolazionismo era, eh, era appunto... Non era moderna ecco quanto l'Europa. Anche questa è un'altra costante che tornerà e che, tornerà, che abbiamo visto in, già con Ivan IV il, il Terribile. Lo vedremo appunto in Pietro il Grande, lo troveremo sempre poi dopo nel, nell'impero, diciamo, definito da Stalin. E lo vedremo poi dopo con, con Putin. No? Quindi l'arretratezza eh, solo questo è un problema che va, va superato e come guardando all'Europa. Eh, eh, quindi eh, diciamo che la, il futuro della Russia ogni volta è stato affidato a degli autocrati quindi la, la, stessa, la stessa quindi lo stesso profilo di, di Putin non, non è una novità ma è una costante che si è ripetuta nella, nella storia e non solo nella storia della Russia come abbiamo eh, come avete potuto vedere la da, dal, Dall'immagine, insomma, eh, che, che trovate al principio di questa puntata esatto, que anche questa, questo quadro ci è offerto da, dal maestro Gianluca Capaldo. Potete vedere dietro entrambi i simboli: l'aquila bicipite e l'aquila romana, e appunto Cesare e, e il Cesare odierno. Insomma, Putin, no? e, e di dicevo. Uh, la, la, la Russia va ad, ad attingere a, a piene mani alla storia di, alla storia di Roma e, e Roma insomma ha già visto queste situazioni perché la stessa Roma si è affidata ogni volta non a, il, a un sistema quello soltanto dopo ma il sistema è stato creato da dei geni e uno di questi è certamente stato Cesare quindi quando Cesare eh, sale, al, pre, sale, prende il potere, eh, lui prende, prende, prende il potere di una Roma che oramai era devastata, consumata dalle oligarchie. Quindi la, ci colleghiamo a quello che abbiamo detto prima. Eh, formalmente era una repubblica, ma eh, Cesare precipita questa repubblica il cui edificio ormai era marcio e consunto, e, e assume lui il potere, quindi eh, Cesare non ha inventato Roma, perché la Roma degli Scipioni precede, e quindi la, e la sua grandezza, la, le vittorie sui Cartaginesi precedono quella di Cesare, ma quando Cesare appunto eh, entra nella storia, ormai Roma è l'ombra di se stessa, quindi è, è al soggiogata e vittima e in ostaggio di queste oligarchie patrizie. Questo non lo possiamo vedere oggi, dove appunto l'Italia è... Ovviamente non è successo oggi, quindi è una cosa che va molto più lontano, no? però non è, non è più un paese libero perché appunto è in ostaggio di altre oligarchie. E oligarchie che hanno dei nomi e dei cognomi e che sono... Ben, ben, ben risaputi da tutti, insomma, oggi più che mai. Sappiamo benissimo con chi abbiamo a che fare, però il modo migliore per nascondersi è palesarsi e sembra che sia in effetti così. Eh, fra l'altro la, la, la butto lì, visto che hai, hai parlato molto del, dello stemma, della simbologia dell'Aquila, viene spesso contrapposta, quindi questa Aquila, che poi in alcune varianti è un grifone, eh, che viene proprio rappresentata in una eterna lotta con rettili serpenti, quindi c'è proprio questa contrapposizione. Ti, ti ringrazio della domanda, della, 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 della puntualizzazione. Se eh, torniamo sul simbolo della Russia, eh, allora non so se riuscite a vederlo, eh, forse se, eh, no, cioè si vede, ma io perché so che c'è, quindi se forse se, se ritorni sul, sul, sul dipinto di Gianluca Capaldo si, si vede meglio ecco, ehm, dietro Putin c'è l'aquila la, bicipite e poi vedete che c'è un, un cavallo e in basso c'è un drago, quindi quello è San Giorgio che uccide il drago, eh, quindi visto che ah, e quello è lo stemma poi Araldico, insomma di Mosca. Eh, quindi sì, la contrapposizione stessa con il drago c'è addirittura inclusa proprio nella bandiera, nella bandiera russa. E faccio una battuta, visto che tutti quanti hanno evocato Su San Giorgio contro il drago, no? eh, negli ultimi mesi è, è stata molto una delle immagini più diffuse, chissà che veramente non sia stato evocato quell'archetipo. Quindi, che troviamo bello bello eh, in, in prima fila sulla bandiera russa. Te la, eh, ti condivido l'immagine che hai chiesto, così la casa la vedono bene. Ok, e, e niente. Quindi, eh, la sto, quindi, la storia che noi abbiamo visto in, in Russia: esatto, perfetto, esatta, esattamente. E, e qua, vediamo, San Giorgio che uccide il drago. Eh, la, la contrapposizione, poi tra la, nella, nel, già nella, nel, nella simbologia del, del, della Russia troviamo tutto, praticamente. Potremmo, potremmo fermarci qua. Comunque, in Russia troviamo la stessa riproposizione delle dinamiche che, sono, che abbiamo visto appunto a Roma, eh, anche perché il, con la morte di Cesare e la, 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 tutto il suo lavoro. Per cercare di tenere unita la, la, la Repubblica, eh, quindi Roma, eh, viene salvato, viene cementato dal suo erede eh, Ottaviano. Quindi, sotto Ottaviano si consolida Roma ma, eh, e Roma diventa una città di, di marmo, no? come, come amò vantarsi giustamente, insomma, Augusto, no? una città di legno diventa una città di marmo. Eh, il problema è che poi con la morte di, di, di Augusto sarebbero venute una serie di Cesari non degni chiaramente di Cesare, no? E quindi Roma rischiò più e più volte, oggi, oggi lo, vediamo, lo vediamo benissimo, no? L'estinzione, insomma, il crollo definitivo. E per questo che dico, ogni tanto nella storia salta fuori questo, chiamiamolo autocrate, chiamiamolo Cesare, ecco, che... Eh, argina l'abisso, argina il caos. Eh, no, non sto dicendo che Cesare è buono, lo ribadiamo nuovamente. Sto dicendo che si contrappone al caos. Oggi possiamo vedere che c'è il caos nel mondo, c'è il caos più totale eh, e noi stessi siamo nel caos perché non sappiamo chi per, per chi parteggiare. No? Ma non è una partita di calcio, eh, non c'è il buono e il cattivo eh, in natura. Non si parla del buono o del cattivo, se vieni mangiato da un leone non, non, non dici che il leone è cattivo, segue la sua natura. E così è nella storia. Noi ci siamo per esempio dimenticati, o meglio, abbiamo bevuto la propaganda americana, che nella seconda guerra mondiale eh, i nazisti, lo spettro nazifascista è stato arginato come? Grazie agli americani buoni, anche gli americani hanno preso parte alla, alla seconda guerra mondiale, hanno dato il loro contributo mentre poi tra l'altro imprenditori americani eh, avevano finanziato eh, Hitler e la macchina eh, bellica tedesca, no? Quindi anche, ricordiamo anche questo degli americani. Ma eh, eh, diciamo, la, lo spettro nazifascista è stato arginato attraverso in particolar modo, grazie soprattutto alla Russia di Stalin, che certamente non era un santo perché se Hitler aveva creato i lager, dall'altra Stalin eh, aveva creato i gulag, quindi parliamo di persone che hanno condannato a morte milioni di persone. Eppure, eh, se non fosse stato per Stalin, l'Europa sarebbe stata schiacciata definitivamente dalla, dalla Wehrmacht di Hitler e, e oggi parleremo tutti tedesco. La, la Russia, tra l'altro è quella che ha sostenuto di più in termini di vite umane e in termini di risorse economiche, questo, la, 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 la seconda guerra mondiale, lei che ha, avuto il ha pagato sulla sua pelle il sacrificio, il peso, il peso il, scusate, il prezzo eh, più grande. Mentre invece dopo 70 anni, 80 anni di, quasi 80 anni di propaganda americana, di film americani, noi pensiamo che sono gli americani quelli che, appunto, eh, i buoni che hanno sconfitto i cattivi, mentre invece senza il cattivo Stalin, che è, appunto, non, non sarebbe andata così. Cosa eh, riprovo quindi? Che le categorie etiche non ci interessano, non parliamo del buono e del cattivo, non ha, non ha senso parlarne. Ehm, ok, eravamo arrivati appunto a, a Pietro il Grande. Eh, quindi torniamo a Pietro il Grande. Lui aveva eh, ancora più degli altri. Eh, vuole realizzare questa. Eh, come posso dire. il sogno di federare la Russia con l'Europa. Sa benissimo che lui non è in grado di poterlo fare perché è un mortale, no? Come noi. Anche se magari alcuni oggi a Roma pensano di essere immortali, eh? appunto eh, sa che, però quella è la mission che dà anche ai, ai suoi figli, no? Ossia quello di federarsi, federarsi con l'Europa, unirsi con l'Europa. Tra l'altro l'Europa era in mano ai tedeschi, abuso ovviamente della parola tedesco perché è la Germania, nasce eh, tra la fine dell'Ottocento e il Novecento, no? Eh, però parliamo di... Di Lo stesso poi dopo eh, Pietro si sposerà con una Caterina, eh, non Caterina la Grande, che noi sappiamo che lei sarebbe Caterina II, sarebbe venuta dopo. però comincia già a, a pensare a delle alleanze con delle famiglie eh, di estrazione germanica. Ecco. Eh, quindi il, matri il matrimonio come strumento per poter allargare e per poter entrare appunto in Europa. Eh, quindi non a caso si parla eh, prima di... abbiamo parlato dello zar delle, delle, delle Russie, no? Eh, perché appunto non è una Russia, ne sono diverse. Nel Novecento si sarebbe parlato della... Eh, anzi, anche prima del Novecento, scusate, della, eh, tra l'Ottocento e il Novecento si comincia a parlare della Santa Madre Russia. Perché Madre? Perché la Russia era in quest'ottica vista come la madre di tutti i popoli, quindi compresi quelli europei. O avrebbe dovuto esserlo, quello era l'obiettivo. Noi invece siamo figli di una, del secolo americano e quindi l'Europa si trova saldata agli Stati Uniti d'America. Quando la stessa geografia la stessa geografia, insomma, ci vede in realtà a, a un passo dalla Russia, no? Mentre invece noi vediamo in Russia, abbiamo sempre visto proprio i russi inconsciamente, quindi non, non so, io stesso quando, quando, quando andai in Russia nel 2016, pensavo di, eh, sono stato sia negli Stati Uniti che in Russia, eppure inconsciamente mi sentivo più lontano in Russia che, eh, rispetto a quando sono andato negli Stati Uniti. Poi Fu in realtà completamente fu esattamente l'opposto. No? Sono molto più simili a noi per cultura perché non esiste nessuna distinzione. Loro hanno, hanno i, attraverso i russi, l'Europa è stata salvata nel Novecento, sempre attraverso i russi, eh, l'Europa è stata salvata dalla, dalla deriva eh, napoleonica, perché appunto lo zar Alessandro II se lo, 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 lo evochiamo dalla regia, fu attraverso il sacrificio della, sempre anche qui, della, della Russia, che le ambizioni napoleoniche si arrestarono, e, eh, esattamente come accade appunto nel Novecento, e quindi fu posto appunto eh, un argine, ecco, no? quindi la, la Russia è nella nostra storia, perché vi ha attinto, e nel momento in cui vi ha attinto ai nostri archetipi, si è saldata anche se non geograficamente ma nella coscienza dei nostri popoli eh, detto ciò eh, superiamo quindi il, il, il periodo di, eh, di pietro il grande eh, con pietro il grande non so se l'avevo già detto prima siamo intorno al, al 1672 quindi lui nasce in quel periodo lì e, e appunto abbiamo quindi, come, come, come dicevamo, lui coltiva eh, il sogno della, de, della terza Roma eh, e quindi di questa, di questa santa madre Russia, di questa Russia come madre di tutti i popoli, ma sa che è appunto un progetto a lungo termine. Eh, Pietro il Grande appartiene alla dinastia, alla seconda dinastia degli zar, che è quella dei Romanov. Già nel nome Romanov. Eh, vediamo tornare la parola Roma, e infatti il significato è figli di Roma. Eh, fu il, questo non tutti lo sanno, perché off vuol dire figlio di, infatti in russo se abbiamo, non lo so, eh, Ivano vuol dire figlio di Ivan, ok? Quindi i Romano cambiarono ovviamente in, eh, il, il cognome, Roma, in, cambiarono così il loro nome, il... Proprio a dimostrazione che il sogno della terza Roma era vissuto da, da, da tutti, ok? Quindi il desiderio ancestrale di, di, di fondere la Russia con l'Europa, e quando io mi riferisco a a, all'Europa mi riferisco all'impero romano, perché l'impero romano aveva colpito tutti, l'abbiamo visto. Quindi l'Europa non esiste. L'Europa è una parola astratta, non esiste. Parliamo di impero romano, ok? E, è l'impero romano che è entrato nell'immaginario collettivo, è l'impero romano che ha forgiato diversi archetipi che poi si sono reiterati ciclicamente nella storia. Oggi noi, quando parliamo di Unione Europea, parliamo del nulla perché è, un, è una federazione su una, su una moneta tedesca. Che non, 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 non può po poggia su una banca. Non, non, ha, non è l'Europa vera. L'Europa vera è quella che, ha quella che hanno creato diversi popoli di cui troviamo i Romani, poi i bizantini, insomma, ecco. Mi viene in mente anche eh, questa storia del suffisso figlio di. Che gli, i sassoni hanno il son, che mettono poi al termine come. Del, del nome per dire e legittimare il figlio di però questa puntata di storia che tu ci stai facendo sottolinea quanto in realtà ci sia una spiegazione questo paradigma che stiamo vivendo credetemi è fondamentale perché tu prima parlavi anche di questi di guardare la simbologia no e quindi l'aquila simbolo anche nazista quindi come in realtà si nascondono dietro i simboli, semplicemente perché c'è qualcuno che non ha dei suoi simboli e si diverte, tra virgolette. Per espansione sua a sostituirsi a qualcun altro, usano degli emblemi e non ne hanno dei propri, quindi apparentemente, perché poi in realtà chi sa guardare li riconosce. Ma andiamo proprio a vedere come in realtà questa contrapposizione non ci sia. E poi a un certo punto della storia, quindi questa storia, questa lezione di storia dà molto fastidio a chi vorrebbe raccontare un certo occidente. Se guardiamo dall'altra parte dell'oceano. La versione ufficiale racconta che è qualche centinaio d'anni che qualcuno è andato lì e si è completamente sostituito, quindi ha tolto tutto ciò che erano i nativi con un genocidio non raccontato, ingiustamente non raccontato e grida eh, veramente giustizia e vendetta perché non più tardi di qualche centinaio, 100, 150 anni fa veramente è stato fatto un genocidio di 100 milioni di nativi americani e ha messo un altro popolo, quindi arrivano in un territorio sostituiscono con il popolo stesso, ma le veri in realtà, se andiamo a rivedere così apre una parentesi, uno dice perché sta facendo tutto questo preambolo? Perché la lotta vera non dovrebbe essere fra popoli, ma fra il popolo stesso e il suo deep state, quindi chi in realtà si, si sostituisce fino ad arrivare ai vertici e corrompe e distrugge ogni impero dall'interno. Vedi, il, il fatto è che nel momento in cui siamo eh, nella storia, eh, siamo nella dialettica. E la dialettica, non, la, la dialettica è già di per sé sbagliata: la dialettica è corruzione, ma non solo questo. Eh, se noi siamo qui in questo momento, stiamo vivendo, è perché eh, siamo in lotta. In lotta con chi? Innanzitutto con noi stessi. Quindi la, la vita e la storia è guerra. Non ci sono altri modi di. Si, si dirà che la guerra è sbagliata. Ma è la, la, la vita è la guerra, e la guerra è vita. E con questo non vuol dire che bisogna parteggiare per la guerra, la, la, ma è il fatto proprio: se guardiamo alla guardiamo natura, lasciamo perdere la storia e chiudiamo i libri di storia. La natura come si regge, si regge sulla guerra. Il. Il problema è il fine, la, il, il fine della natura non è dichiarare guerra agli altri, quella è morte. Il fine della natura è la vita. Ecco le persone che in questo momento stanno dichiarando guerra, non lo fanno per la vita, ok? Eh, o meglio, le persone che non hanno dichiarato guerra, ma hanno creato i presupposti, perché adesso sono ancora più eh, infidi, no? Eh, formalmente non, non c'è stata nessuna dichiarazione di guerra sono state però create sono state create però le premesse per una guerra perché nel momento in cui la nato eh, va si estende anche dopo la caduta del muro di berlino anche dopo la, il crollo dell'unione sovietica e quindi del, 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 del pericolo comunista si estende sempre di più eh, ad est, eh, arrivando alle porte della Russia, minacciando i russi più e più volte, eh, è chiaro che non, non abbiamo dall'altra parte qualcuno che vuole la pace. Quindi, eh, anzi, per paradosso, è proprio la Russia di Putin che in tutti i modi ha cercato di evitare la guerra, è l'unica, eh, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che Putin è. È l'unica persona che ha per esempio si è opposto a tutte le guerre che ci sono state nel Medio Oriente, dall'Iraq all'Afghanistan fino alla Siria. In Siria ha deciso di intervenire perché, appunto, eh, quindi ro ro rompendo il giocattolo agli americani, eh, perché l'obiettivo era far fuori l'ennesimo dittatore che non, eh, non obbediva insomma, agli, ordini, agli ordini degli Stati Uniti. no? E quindi gli stessi, la stessa Russia ma fa vedere le foto dei camion che portavano il greggio. E, e che appunto depredavano quelle, quelle, quelle terre che erano molto ricche. E, e insomma, eh, diciamo che bisognerebbe spegnere la televisione. Ma ormai è troppo tardi. No? Ormai milioni di persone hanno bevuto quel veleno. Eh, Detto ciò, li, i simboli, come dicevi te Gianluca, sono molto importanti perché eh, Perché i simboli a, eh, attivano determinati archetipi. Ma lo fanno letteralmente, non è una metafora, è proprio, è proprio, è proprio così. Eh, quindi è importante che certi simboli siano positivi. Noi, ne abbiamo già parlato in altre interviste, no? Con il coronavirus è stato creato per la prima volta un brand. È quello che ha creato il, eh, i presupposti poi per il totalitarismo di oggi. È stato venduto un brand. Quindi, in passato è stato fatto con le religioni, eh, successivamente eh, nel momento in cui ciò è stato stigmatizzato, Marx parla delle religioni come oppio dei popoli, viene fatto con le ideologie politiche. La stesse, lo stesso marxismo, lo stesso comunismo contrapposto poi. Quindi, al, al nazismo, al fascismo, prima al fascismo, no? Eh, sono delle ideologie, sono diventate delle religioni. Quindi, a, a questo per ritornare a quello che dicevamo prima della dialettica, no? Eh, la dialettica eh, divide il mondo e quindi già di per sé è corruzione, no? Eh, e quindi vuol dire che noi siamo qui per imparare, per imparare questo. Cioè, dobbiamo sottrarci alla dialettica. Lo scopo è sottrarsi alla dialettica perché se non ci si sottrae a questa dialettica allora rimbalziamo nell'eterno ritorno. Questo in Oriente lo spiegano benissimo perché parlano dei cicli del samsara, ok? Che è questo, girare sempre in tondo. Eh, quello di cui abbiamo parlato finora anche nelle altre puntate è questo, ma non rapportato alla nostra vita, ma nel macrocosmo. Noi vediamo sempre l'umanità che gira sempre intorno. Okay? sempre nel, nel solito cerchio, non esce quindi ecco lo scopo del, del, del noi invece dobbiamo trascendere questo, questo ciclo okay? ma prima dobbiamo sapere che c'è perché lo, lo scopo tra virgolette che mi sono dato nelle mie non, ho, non, chia non le chiamo lezioni perché non, non devo insegnare niente a nessuno no eh, ma voglio dire lo scopo è far vedere che innanzitutto che c'è questo questo cerchio non è soltanto filosofia astratta, quella che parla del karma, del samsara. Noi abbiamo avuto Giambattista Vico, noi abbiamo avuto Hegel che ce l'ha detto con altri modi, ma è la stessa identica roba, no? Quindi per poter uscire dalla ruota dobbiamo prima vedere che c'è la ruota, e noi, questo invece, no, noi pensiamo che, la, che, la, che appunto la storia sia una linea retta indefinita e che, e che tutto è figlio del caso e che ci sono eh, i buoni e i cattivi e viceversa, mentre invece non è assolutamente così. Quindi, eh, questa ruota ogni volta ogni giro si arricchisce. Ma così come ogni anno, eh, lo stesso albero eh, assume la stessa veste, gli stessi colori, ma qualcosa cambia. Eppure non è che un melo diventa un melograno, no? <ride> cioè, quindi, eh, questo, questo, questo è il punto, no? E... Ti stavo mostrando un'immagine, se poi vuoi andiamo, andiamo velocemente, ma. Sono dei, dei simboli: sembra un, trinente, sì, sembra un tridente, quello la... sembra sì, un tridente che viene usato sia un po' per quello che è gli oderni cazzari, cioè, che, però, di lì arriva qualcosa, e lo troviamo anche nell'Ucraina, perché poi, in realtà, a un certo punto l'Ucraina stessa ha avuto un po' un diciamo così, un'incursione e qualcuno è riuscito a mettere la stessa simbologia, ma bisogna andare realmente a cercare quanto in realtà poco più sotto, quindi l'Eurasia, no? E in quella parte lì, Kazakistan, Uzbekistan, da quel mondo lì derivano determinate famiglie di cui poi, neanche poi troppo, nascondono le varie appartenenze e Come poi in realtà finanziano, sovvenzionano, per poi corrompere e sostituirsi a determinate realtà. questo è un po' la conclusione, quello che ci detti prima. Chiudo Vedi, mi, mi, mi permetti, mi dai il, il la, la, mi apri la via per dire questo. No? Eh, la dialettica è divisione, ecco, è contrapporre un, due elementi, no? Eh, noi oggi viviamo nel divide ed impera. No. Eh, molto spesso si è parlato eh, della secessione come libertà. Dopotutto, noi abbiamo visto quando l'URSS crolla, eh, tutti quei i paesi dell'Ucraina, eh, piuttosto che l'Estonia, la, la Lituania, la Georgia, insomma, le, i paesi dell'area baltica. E si staccano ok e politicamente eccetera si staccano okay, otten ottengono un'autonomia ma il eh, questo viene visto come libertà ma la libertà è una cosa innanzitutto che non, non, non deriva dalla, dalla cartina geografica eh, noi pe pensiamo appunto alla Russia, la Russia alla madre Russia, quindi indipendentemente dalla federazione con l'Europa, già la Russia contempla al suo interno, abbraccia al suo interno un'infinità di popoli, quindi dalle popolazioni mongole a eh, popolazioni europee che si erano insediate anche, per esempio, non so, per la costruzione della Transiberiana, no? Eh, forse si dice che lo stesso Putin abbia origini italiane, venete, proprio perché. Il suo bis bis bis-bis nonno, bis, bis, bis nonno era, eh, era stato mandato in Russia eh, proprio per, per um, eh, costruire insomma questa la, la, la Transiberiana negli inizi del Novecento, eh, non lo so se si aveva oppure, oppure no. Però, eh, la, una, un giornale di Mosca eh, aveva pubblicato, aveva fatto un'inchiesta, un'indagine, aveva visto che, per esempio, nel, nel Veneto c'erano 50. 50 persone che avevano il cognome Putin, che però si pronuncia Putin in Veneto, no? Quindi non lo so se questo sia vero, però indipendentemente da ciò, eh, la, la Russia abbraccia comunque un'infinità di popoli e anche completamente diversi, tra virgolette, no? E... pensare che un, un paese del genere possa essere governato da un da, una, da una un paese che è 60 volte l'Italia che possa essere governato da un sistema simile al nostro, è da, è da folli perché una, una secessione eh, di tutti i paesi eh, che di tutti i popoli abbracciati dalla Russia, eh, comporterebbe non comporterebbe libertà di tutti i popoli dal nemico eh, dal nemico russo ma porterebbe a una frammentazione, quindi a del caos, a del disordine, all'ombra di 10.000 bombe atomiche. Questo, questo la gente non ci pensa, questo. No? Quindi l'autocrazia, cioè una leadership forte, è l'unica risposta a per gestire un popolo di quel tipo. Ribadisco, lasciamo da parte buono e cattivo che non servono a nessuno. Eh, inoltre, noi... Eh, noi, noi europei facciamo la predica, allora in Italia in questo momento siamo governati da una persona che non è stata eletta da nessuno, siamo al terzo, nello stesso esecutivo, nello stesso mandato siamo al terzo governo tecnico, okay? quindi nel silenzio dei media è stato prolungato il, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre del 2022, quindi eh, noi certamente non possiamo de dare dei dittatori a nessuno. Okay. e tanto gli Stati Uniti che insomma il cui presidente è salito al potere con quello che molto probabilmente sarà ricordato nei libri di storia come il più grande broglio elettorale della storia eh, detto, detto ciò vanno fatte appunto delle considerazioni quindi che trascendono dal colore delle casacche cioè, eh, perché appunto non stiamo parlando di una partita di calcio tornando comunque sia appunto alla, alla storia della Russia noi nel novecento ah, scusate eh, la, 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 la storia della Russia quindi abbiamo detto siamo partiti all'inizio parlando del del Rus di Kiev che in, part, in, in grosso modo includeva anche e soprattutto l'Ucraina che è una terra ferti, molto fertile eh, molto, molto molto ricca anzi Rus si dice che derivi sia eh, abbia non si sa ancora bene quale fosse il significato, se eh, significava persone, popoli del mare, dopo tutto i vichinghi erano degli abili navigatori, forse furono proprio loro ad andare i primi in America, oppure bella, quindi in Russia sulla base di questa interpretazione vorrebbe dire appunto terra bella, perché i vichinghi quando arrivarono lì in effetti era molto fertile, era, molto, era una terra bellissima, insomma, no? Quindi, eh... Dico, la, la questione quindi dell'Ucraina si è ri, ripetuta tante volte proprio perché era al centro, era il nodo nevralgico, il ponte, il cancello con l'Europa. Questa è ritornata anche nel, nell'Ottocento, eh, dove abbiamo avuto eh, l'Alessandro, lo zar Alessandro I, eh, che arriva a un certo punto, a un compromesso con Napoleone, no? E dove, dove dov è il confine? È in Polonia, dopo l'Ucraina, ma anche lì la, la Polonia di adesso non è la Polonia del Novecento e non è la Polonia dell'Ottocento, è sempre lì che ci sono i cancelli no? tra l'impero d'Occidente no? e l'impero d'Oriente. E nell'Ottocento, per esempio, eh, abbiamo gli inglesi che cercano di fare, fanno di tutto per cercare di separare l'Europa dalla, dalla Russia e quindi mettono, seminano zizzania no? tra i due imperatori, perché all'inizio Alessandro stimava moltissimo Napoleone e viceversa, ma due imperatori come Napoleone, quindi un impero ormai sotto, eh, ricordiamolo che Napoleone nel 1805 pone fine all'impero all all romano eh, che era sotto i Borboni nel... Eh, sotto gli austriaci quindi no? e, e quindi assume lui su di sé l'eredità dei, dei romani e questo lo si vede anche dappertutto insomma stilisticamente eh, eccetera eh, politicamente in tutto infatti l'Aquila torna appunto va a Parigi non è, non è vero che Mosca è la terza Roma a dire vero ce ne sono state tante no? di, 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 di Roma a Parigi compreso eh, ma era eh, un, 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 un modo di dire ovviamente no ma il, quindi vengono i due, i due imperi, vengono nell'Ottocento i due imperi vengono staccati proprio, ma per chi? chi è che, che agisce nel, nella tenebra, che, fa, che lavora dietro le quinte? L'Inghilterra, perché l'Inghilterra temeva ciò, e temeva questa unione che sarebbe stata molto pericolosa per le proprie ambizioni, per le proprie mire. E alla fine ce la fa, perché il, uh, entrambe si estinguono, perché la, la Russia sì vince la guerra ma a che prezzo poi ci torneremo su questa ha eh, un prezzo caro esattamente come eh, Stalin esce vittorioso dalla seconda guerra mondiale ma qual è il prezzo pagato dai russi per quella vittoria quindi eh, nel nel, nel, nel 900, uh, appunto e oggi in particolar modo Vediamo un'altra forza che cerca di impedire questa unione tra i popoli della Russia, quindi non il popolo russo, i popoli della Russia e quelli europei. E già, eh, quindi oggi abbiamo gli Stati Uniti quindi, che cercano di fare, di fare appunto ciò, questo l'abbiamo già detto prima. Eh, per, tirare, per tirare, insomma, le, le, le somme, eh. Ah, sempre per quel che riguarda, eh, scusate, la, la storia della Crimea, quindi dell'Ucraina, eccetera, la troviamo anche con il Napoleone III, no? dove, infatti, eh, nel 1852, eh, dal 1852 al 1856, eh, dovrebbero essere quelli. Eh, non mi so, non ricordo se è il 1853, comunque in quel, in quel triennio lì c'è una nuova guerra, cioè una guerra che coinvolge sempre russi, francesi. Eh, inglesi eccetera a Sebastopoli quindi sempre in Crimea sempre lo stesso identico discorso non, la, il timore che la Russia potesse affacciarsi nell'Europa non, non è assolutamente una novità quindi se noi oggi guardiamo in televisione non capiremo nulla questo non è, non è, una, è una cosa che è già accaduta e che ritorna ciclicamente, ciclicamente nella storia quindi c'è qualcuno che si oppone per, far questo, per fare questa questo, quest unione. Eh, arriviamo appunto nel, nel, novecento, nel novecento, quindi la, la assistiamo all'uccisione, all insomma alla fine del, eh, degli, della, della dinastia degli zar, quindi di Romanov, eh, con l'uccisione di tutta la famiglia reale. Eh, comunque quasi tutti insomma vengono, vengono uccisi, poi ci sono dei, dei parenti insomma che in qualche modo riescono a scappare eh, eccetera, ma... e assistiamo a un altro zar però che sale al potere e che appunto, è appunto Stalin, ehm... quindi anche se di fatto non, non assume il titolo chiaramente di zar, quindi dopo la rivoluzione d'ottobre scoppiata a febbraio, quindi anche qua febbraio ritorna, il febbraio delle, 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 delle febbre di cui avevamo parlato, no? per, eh, appunto Stalin diventerà in tutto e per tutto eh, uno zar, insomma forse anche qualcosa di più. Eh, durante la, 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 la rivoluzione d'ottobre scoppia, tra l'altro in un periodo molto cruciale, cioè durante la Prima Guerra Mondiale, dura appunto dal 14 al 18, quindi è nel pieno della, eh, della prima guerra mondiale. Anche qui pensiamo alla prima guerra mondiale, è successa una sfiga dopo l'altra, cioè oltre ad un conflitto mondiale abbiamo una pandemia e, e abbiamo anche eh, la, 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 una questione russa, no? Cioè eh, tra l'altro alla fine l'Ucraina verrà, eh, a, come ha ricordato l'altro giorno appunto, lo stesso Putin, eh, rievocando la storia del Novecento, verrà staccata dalla Russia. Eh, e insomma, è, è per questo che io appunto parlai di questo periodo come molto simile a quello che è accaduto nella prima guerra mondiale. Cioè, noi attualmente ci troviamo, eh, a mio modo di vedere, quindi non ho la pretesa di, di avere la verità in tasca. Eh, nella prima guerra mondiale del del primo secolo, del, del nuovo secolo, scusate, del ventunesimo secolo. E, ne, 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 infatti nel mio libro La, La bestia, che è uscito a dicembre del 2021, ma che l'avevo scritto già nel giugno del 2020, parlai appunto del fatto che presto eh, il, il baricentro, se così lo vogliamo chiamare, del mondo sarebbe arrivato in Russia, eh, perché è là che deve essere sciolto il nodo. In molti oggi parlano di una nuova guerra no? dopo quella del coronavirus, eh, così è stata battezzata, no? per poter autorizzare lo stato di emergenza possibile solo in stato di guerra, mentre c'è stato illegittimamente eh, approvato eh, per ragioni non contemplate, quale quelle sanitarie non contemplate dalla nostra Costituzione. Eh, quella che c'è, quella che potrebbe avvenire oggi non è forse l'inizio di un nuovo conflitto come tanti sono a rumoreggiare con dei titoli. Eh, con dei titoloni, insomma, terroristici, ma forse è la fine. La fine, invece, di questo conflitto che è scoppiato nel febbraio del 2020, senza che però nessuno ne desse l'annuncio. Quindi, eh, eh, ne avevo sempre parlato del libro. La, la, la questa guerra è scoppiata quindi due anni fa, eh, appunto senza che dei cannoni abbiano sparato. Tutt'oggi vediamo come il, le, le, le armate eh, del, della, le, le armate diciamo di queste nuove mili le, le milizie, insomma, di oggi sono i giornalisti che inventano fake news. Proprio coloro che hanno istituito coloro che si sono eh, fatti censori, no? Quindi è tutta una guerra appunto di immagini. Una e guerra anche di qui, Ti spaventano con i proiettili, con queste immagini dei giornalisti col giubbotto antiproiettili con il fantomatico emblematico ormai elmetto che i giornalisti mettono anche al chiuso, quando in realtà il vero conflitto per noi sarà economico e quindi voglio vedere quanti elmetti eh, andranno a proteggerli quando alcune grandi banche italiane cominceranno a cadere e nei bancomat voleranno farfalle al posto di denari contanti. Ecco in tutto ciò antichi eh, dissapori e conflitti partiti nell'estremo oriente che piano piano. Si stanno spostando, potrebbero risvegliarsi. Quindi, occhio al discorso Taiwan, occhio al discorso cinese, e tornando un po' a, a, ai simboli di cui sopra, il dragone che potrebbe in qualche modo risvegliarsi e contrapporsi nuovamente a quello che per noi sono le aquile o i grifoni. Eh sì, perché gli, gli americani non hanno tenuto conto. Comunque, e gli europei ovviamente, tanto ormai non c'è più distinzione, no? insomma, ehm, non hanno tenuto conto delle, delle, delle ripercussioni che potrebbero essere in, indotte. Noi abbiamo sempre lo spettro nucleare dentro il cuore e dentro la mente e, ed è, ed è, è, è naturale, no? visto che già gli Stati Uniti e la Russia hanno, durante la guerra fredda sono arrivati molto vicino a un conflitto nucleare, ma entrambi gli imperi in quel momento là, erano all'apice. Adesso invece le cose sono un po' diverse. E le cose sono, sono, sono un po' diverse. Perché? Perché oggi eh, la Russia non è né la Russia eh, arretrata di Stalin, perché eh, la Russia che lascia Stalin è una Russia che poi si sarebbe eh, chiusa nel, nel suo nel suo nel suo paradigma eh, che era un paradigma chiuso ok? e che si contrapponeva a quello insomma del capitalismo e che muore poi eh, muore di armamenti perché alla fine la Russia non diventa una potenza economica ma diventa soltanto una potenza militare eh, questo invece non vale per gli Stati Uniti d'America eh, soltanto che il, mentre gli americani, quindi con, la cro, con il crollo dell'Unione Sovietica e quindi la Russia eh, precipita nel caos, perché eh, con l'annuncio poi della, con le, di, di Gorbachev, l'Unione Sovi, Sovietica viene eh, del, del 26 dicembre del 1991, insomma comincia a perdere i pezzi completamente, c'era stato anche una, un tentato golpe poi fallito che però fece capire che insomma Gorbaciov ormai non aveva più il potere e vede avvicendarsi Yeltsin, ma Yeltsin eh, si sarebbe poi dopo rivelato incapace di gestire quel momento lì molto importante e la Russia comincia a diventare preda, già lo era prima, ma le ricchezze del paese vengono eh, sottratte da appunto questa oligarchia che alza la testa. Nel momento quindi del caos più totale arriva Putin. Eh, Putin è il Cesare che pone fine appunto alla, alla, al caos e questo chiaramente dà molto fastidio agli americani perché loro ormai avevano battezzato la Russia come sconfitta, come morta. Dopo la guerra fredda si addirittura si parla che la storia è finita, era finita. Gli americani avevano vinto e basta, fine della storia. Mentre invece non è così. Putin gli rompe le uova nel paniere più e più volte agli americani perché nel silenzio ricostruisce una Russia, eh, debella il, lo spettro del terrorismo con una guerra sporca quale quella in Cecenia. Eh, il, eh, comincia a anche a insomma. Eh, non sottovaluta chiaramente gli armamenti, perché chiaramente non, non sottovaluta anche quell'aspetto lì, ma comincia a costruire eh, un'economia, comincia a investire eh, per ricostruire anche una, una classe media della, della Russia che di fatto non esisteva più sotto, eh, sotto Stalin e, e sotto il retaggio consegnato insomma da Stalin. Eh, non dimentichiamoci che Putin... Nacque nel 1952 a Pietroburgo, chiamata Leningrado, e Leningrado fu la città. Prima, quando abbiamo parlato del, del prezzo pagato dai russi per vincere i tedeschi e insomma i nazifascisti. Eh, Leningrado eh, dovette sopravvivere per quasi 900 giorni assediati. Eh, da appunto i tedeschi tennero impegnato, insomma. Eh, i, i, I tedeschi, ma al prezzo di quasi un milione di persone. La, la leggenda dei, 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 dei comunisti che mangiano i bambini nacque forse proprio lì perché ci furono alcuni quasi casi di cannibalismo, si dice eh, proprio perché non c'erano non, non, non c'era più niente da mangiare. Addirittura si cominciano a, a fare dei panni sulla base del riutilizzando la colla delle la colla del come si chiamano dei cartelloni che appendevano sui muri no cioè quindi eh, la, dopo la seconda guerra mondiale l'eningrado è distrutta putin è figlio di un, di un padre che, eh, sopra, che faceva parte dell'armata rossa e che sopravvisse miracolosamente si può storpiato nella, nella gamba la madre che ebbe dei problemi eh, di denutrizione perché molti, tantissimi morirono di denutrizione e la madre proprio per la denutrizione non poteva non, 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 non era in grado di camminare insomma eh, autonomamente e il fratello morì morì eh, appunto per, perché provato insomma dalla fame insomma e quindi chiaramente lo rendeva eh, rendeva la sua salute chiaramente cagionevole no e cresce quindi in una San Pietroburgo che era all'ombra di quella di Pietro il Grande eh, e che era stata devastata dalla guerra, quindi cresce tra le macerie in una casa che era in comune con altre due famiglie eh, e pertanto quindi conosce la miseria, la gente moriva per strada di fame e in qualche modo però proprio i meriti del padre nell'aver preso parte alla, alla guerra Stalin diede il famoso ordine di ammazzare chiunque eh, scappasse, arretrasse, eccetera, eh, gli danno comunque un pochino di autonomia economica, anche se non c'era, indipendentemente dai soldi che si possedevano, non c'era nulla da comprare. Quindi le donne passavano il tempo a cercare da mangiare per, da portare, per servire un pasto a casa, e alla fine lui, in qualche modo, ha la possibilità comunque di studiare, ma anche sotto il. Eh, ehm, eh, diciamo anche nel nuovo paradigma eh, del, eh, russo che, eh, del, eh, che avrebbe dovuto favorire il proletariato, in realtà vi era questa che è chiamata nomenclatura, eh, quindi una casta, quindi c'erano delle caste e quindi anche per studiare vi potevano accedere soltanto i figli dei eh, capitani di partito, del, dei magistrati o dei militari. Eh, erano pochissimi i posti per, le, per accedere, per esempio, all'università, eh, liberi per, per, le, per le persone che non appartenevano a queste caste della nomenclatura. Putin, quindi, riesce invece, vince, riesce ad accedere alla studia giurisprudenza, legge, e, perché supera il test, e da lì poi sarebbe entrato in, sarebbe riuscito a coronare il suo sogno eh, di entrare nel KGB o comunque nel, in quello che poi sarebbe l'ex KGB, insomma. Eh, tra l'altro lui questo sogno lo, lo coltivava eh, perché aveva visto, aveva letto un libro, poi ha visto anche la serie TV, eh, la, Lo scudo e la spada, dove praticamente il protagonista era eh, una, una spia russa, insomma, no? E quindi alla fine lui... Appassionato di, questa, di, di questo protagonista che era, una, che era una spia, eccetera, sarebbe poi dopo, lo, lo, a riprova del fatto che gli archetipi e le non sono fantasie, no, Diventa poi, appunto, entra una, una, a lavorare nel, nel KGB, e come il, um, Pietro, il Grande, lui è, eh, lavora a modo di conoscere la Germania, i tedeschi. Lui viene mandato a Dresda, eh, viaggia quindi Putin in, in Europa ed è proprio perché nel momento in cui lui eh, esce da quello che non era ormai era un relitto, eh, capisce, capisce insomma, che non si, la, la Russia non poteva prescindere dall'Europa. Quindi l'uno era lo sbocco naturale dell'altro, e quindi cerca di quando poi, dopo non avrà l'occasione, lui diventerà. Eh, salirà poi al potere, diventerà premier nel 99 se non erro. Poi presidente, perché poi Yeltsin abdica perché non era più in grado di, 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 di governare. Diventerà per un, un breve tempo anche presidente ad interim, quindi che conciliava sia la presidenza diciamo del consiglio, tra virgolette, quella della repubblica. E insomma, e il resto poi è storia, no? E al Putin eh, non. Tutto oggi siamo nel 2022, ancora lui è al potere, quindi chiaramente non si può parlare di Repubblica, eh, Repubblica intesa come ingenuamente noi italiani, no? la, la patria della libertà. Parliamo chiaramente di, un, di, una, di una Repubblica molto forte, ma così come eh, negli Stati Uniti abbiamo avuto sempre le stesse famiglie a governare, quindi dai Bush e Clinton o altro o oh, in Italia non ne, parliamo, non ne parliamo proprio, visto che siamo una provincia degli americani, siamo stati dei russi, degli americani, insomma, siamo sempre stati la provincia degli altri, no? E, e ad, ad oggi, appunto, ormai no, non si contano più i governi tecnici, quindi lo stesso si faceva eh, sotto Canfora, l'avevo già citato, parlò di Cesare come del dittatore democratico, quindi comunque era un dittatore, ma democratico, cioè aveva l'appoggio del popolo. Eh, Mussolini lo è stato, con la guerra ha distrutto il suo consenso. Napoleone lo è stato, con la guerra poi ha distrutto quindi il, il suo consenso, e quindi era giusto che cadesse, no? Eh, e insomma, e così, così, via. Quindi la, il, il, il discorso, però, appunto, è che ci, non, non ci dobbiamo arenare alle parole. Ecco, eh, detto ciò, appunto, Putin fa la scuola, quindi, in, in Europa, in Germania in particolar modo e cerca quindi di sottrarre la Russia uh, alle oligarchie, esattamente come avevano fatto i zar di cui avevo parlato, eh, e molti magnati, anche perché la Russia era molto ricca, insomma, quindi cerca di uh, riappropriarsi di, quei, di, quei, di quelle ricchezze che erano state sottratte allo Stato per far arricchire pochi. Ecco che cosa intendiamo per oligarchia. Questo è l'oligarchia. Eh, detto ciò eh, appunto questo è una cosa che chiaramente ha, ha rovinato i piani tanto all'interno perché comunque si, fece si è fatto molti nemici e il motivo per esempio per cui anche in passato molti, molti zar non avevano abolito per esempio la, la, la servitù della gleba o appunto queste caste era proprio perché temevano all'inizio erano i boiardi ma poi dopo i nobili insomma chiamiamoli come vogliamo no? proprio perché temevano ripercussioni, lo stesso Zara Alessandro II non abolì la eh, non, arri non, non arrivò a, a definire il Parlamento sia la Duma eh, però creò un Consiglio di Stato e non, perché insomma temeva le, le, le reazioni di de, quelle caste nobiliari che poi infatti avrebbero ammazzato Alessandro II Quindi, detto ciò eh, insomma il um, Tornando appunto per tirare le somme, perché non, chiaramente la storia della Russia è immensa, quindi eh, ho cercato di, tirare le, insomma, di parlare di, de, delle cose che ci interessavano a noi. No? Eh, il, quello, che, quello che è importante capire, perché arriviamo all'oggi, è che adesso noi ci troviamo alla fine del paradigma occidentale, noi nel, quindi è il tramonto dell'Occidente. Non, noi nel Novecento eh, abbiamo visto che è eh, crollato eh, l'impero occidentale, il Reich, e che invece l'impero romano del, del, dell'Oriente, Doriente, quindi quello sovietico, vi è sopravvissuto un quarantennio in più. No, quindi il Terzo Reich muore nel 45, e. Quello invece di, di, di Stalin, quindi morirà nel 1991, quello creato da Stalin nel 1991. Eh, noi prima abbiamo parlato dell'impero d'Occidente e d'Oriente, no? eh, che l'impero d'Oriente sopravvive mille anni, quindi quando finisce nel 1453, sopravvive quasi mille anni a quello d'Occidente do, del 476. Ecco, il, noi abbiamo il reiterarsi di questa cosa qua, ma in un lasso di tempo molto più costretto, abbiamo visto molto più ristretto. Abbiamo visto appunto che prima parlavamo addirittura di un millennio, e invece nel Novecento noi abbiamo visto l'impero romano d'Occidente crollare nel 45, e quell'altro durare non mille anni in più, ma sopravvivergli di 40 anni. Ecco di nuovo adesso c'è un altro giro, perché è ancora, ancora più breve. Perché noi adesso siamo alla fine del paradigma, eh, al fine del secolo americano, alla fine del nuovo Reich. Ok? Un Reich che oggi è più grande di quello che era il terzo, perché il quarto comprende anche gli Stati Uniti d'America, quindi comprende sempre l'Europa, ma anche gli Stati Uniti d'America. La NATO è il quarto Reich. Ok? Noi oggi siamo i nazisti. Noi siamo dalla parte sbagliata della storia per l'ennesima volta, ma anche gli americani questa volta sono i nazisti. Perché dopo la seconda guerra mondiale, eh, dopo la seconda guerra mondiale, gli americani, molti nazisti fuggono in America e non portano soltanto delle tecnologie, dei segreti dei nazisti, ma portano la loro Weltanschauung. E quindi inevitabilmente, eh, eh, come dire, trapiantano lì il seme che, del, 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 di quell'Europa malata. Nel Novecento ricordiamocelo, durante la seconda guerra mondiale eravamo tutti nazisti e fascisti. L'Italia era fascista, la Spagna era franchista, quindi fascista. La Germania, l'Austria hanno abbracciato subito il nazismo. E il, I paesi del, del, del nord, idem. E la Francia, vogliamo forse dimenticarci di Petenne, i francesi caddero in un mese e subito divennero nazisti. E... Quindi noi oggi come allora, noi, mentre noi durante, dopo il lavaggio del cervello pensiamo che gli europei erano buoni, no, erano tutti nazifascisti in, nel Novecento. E all'ultimo hanno spolverato, gli inglesi erano nazisti, la famiglia reale era nazista, aveva delle, delle, era collusa col nazismo, e il motivo per cui infatti Hitler risparmiò l'Inghilterra non era perché era clemente, ma perché non voleva avere un nemico, non voleva farsene un nemico perché lui rispettava gli inglesi anche perché la matrice che li aveva finanziati, insomma, era, era la stessa. E quindi noi oggi abbiamo visto, nel Novecento abbiamo visto l'impero romano d'Occidente che cade di nuovo perché è corrotto, consunto, e quello d'Oriente, quello sovietico, che vi sopravvive 40 anni. Ma l'impero occidentale si è riformato ma includendo però gli Stati Uniti d'America che loro infatti hanno assunto loro l'Aquila, ok? E l'hanno hanno solo tolto il nero, che era brutto dal punto di vista del marketing, e ci hanno messo le strisce colorate, belle, quindi la, la loro propaganda è stata magnifica, no? Non brutta, rigida, eh, come, come, come quella nazista, no? Che non aveva nulla da vendere, mentre c'è la propaganda americana, eh, era così sottile che appunto è stata assimilata da tutti, da noi stessi. Quindi da me, persino, no? Cioè quindi da chiunque, da tutti noi occidentali. E, ma adesso siamo alla fine, perché noi, oggi, più che mai, nel momento in cui abbiamo bisogno di un lascia passare, nel momento in cui autorizziamo la sperimentazione sulle persone a cielo aperto, quindi neanche in dei lager eh, confinati al buio nella tenebra, no? Lontano dagli occhi. Ma, ma alla luce di tutti, alla luce del giorno, no? Quindi noi siamo oggi i nazisti, e quindi e quindi lo vediamo. L'Occidente quindi è destinato a cadere, a morire per poter rinascere. Quindi la Russia cercherà, giocherà un ruolo in questa rinascita. Dicevo, con noi, noi in realtà eh, diciamo il governo, eh, perché poi... Certamente, eh, certamente parliamo dei governi, non delle, delle persone. Certamente. Quindi ovviamente ci, ci teniamo anche perché poi sono veramente sfacciati nel far vedere i fantocci quali sono, quindi ormai vanno a prenderli nei vari comici, da persone apparentemente scelte a caso, neanche certamente da, poi il caso Zelensky è. È veramente eclatante come il nostro grillo ecco eh, ma sono in buona compagnia in occidente detto questo io però chiudo velocemente ringraziando tutti coloro che sono arrivati fin qui nella narrazione il buon mesbet il buon davide che eh, andiamo a eh, includere di tanto in tanto per unire dei tasselli importanti puntata anche questa che consiglio di Ascoltare e riascoltare più volte quando siete dell'umore giusto perché consente di fare veramente chiarezza, come tutte le altre puntate con Davide, o le oltre 200 e passa puntate che trovate sul nostro canale. Un abbraccio ai sostenitori, ai donatori, agli abbonati, nuovi, veterani, chiunque contribuirà con un passaparola. Un abbraccio anche ai censori di questa piattaforma che ormai non ci monetizzano più niente. Quindi detto questo, un abbraccio a tutti quanti. Grazie. Davide di essere stato con noi questa sera. Figurati, grazie a voi. Volevo dire solo che um, Napoleone negli ultimi giorni a Sant'Elena disse che alla Russia ci sarebbero voluti, gli sarebbero voluti 200 anni per riprendersi e risvegliarsi perché comunque la guerra l'aveva distrutta e poi a maggior ragione nel Novecento. I 200 anni sono finiti, quindi la profezia di Napoleone... Diciamo che è profezia, diciamo fu molto lungimirante e sono scaduti, e infatti siamo nel 2022 e questo insomma siamo, siamo positivi perché per poter, volevo chiudere infatti con questo messaggio, non, mh, non voglio dire andrà tutto bene no, <ride> però eh, per poter, la, la, la primavera è sempre preceduta dall'inverno ecco. e questo vale nella natura. E nella storia, e quindi nella storia della nostra vita. Quindi, questo è beh. Si la luce in fondo al tunnel, ma mai abbassare la guardia. Questo potrebbe essere una degna conclusione. hari Krishna, andiamo in sigla. Grazie.